prima di non sentire più la voce, andavo a ricercare la voce, perché ero talmente abituata per così tanti anni a sentirla nella mia testa che quando andavo a scrivere voce del DCA, la mia voce, e io non trovavo il DCA, dicevo: ma che sta succedendo? Cioè, dov'è? Mi sentivo quasi persa inizialmente, nonostante io avessi fatto tutti questi passi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Jolie e sono una cantautrice, ma in questo canale parleremo di minimalismo, sviluppo personale, disturbi del comportamento alimentare e di alimentazione in generale. Allora, oggi sono qua per andarvi a leggere il mio elenco riguardo i passi verso la guarigione che sono stati i miei, quindi quelli che ho sperimentato io stessa per arrivare poi qua, dopo 6 anni, a non sentire più la voce del DCA da 2 settimane. Già. Ho voluto aspettare quindi per leggervi questo elenco, proprio per capire se ci fosse altro da dover scrivere prima di dirvi i miei passi, e credo di essere arrivata al completo. Quindi oggi andrò a leggervi passo passo ciò che ha funzionato per me e ciò che mi ha portata ad oggi a non avere più pensieri disturbati, ma ad avere pensieri normali. Ovviamente la mia mente non è priva di pensieri negativi, ma ho pensieri negativi finalmente di una persona normale. Non ho più pensieri negativi legati al mio corpo, legati a ciò che mangerò, a ciò che ho mangiato, legati al senso di colpa, e questo per me è un atto di liberazione che io credo di non aver mai più provato, forse da 20 anni, veramente. Ho 26 anni oggi e non so da quanto tempo non mi sentivo in colpa per ciò che mangiavo ed avevo pensieri normali, non lo saprei dire, ma oggi posso dire di averli di nuovo, grazie ai passi che vi andrò a leggere oggi. Allora, come primo passo ho inserito di realizzare la malattia, quindi la realizzazione della malattia. Sembra banale, ma non lo è. Per me, ad esempio, non è avvenuto spontaneamente, perché io inizialmente pensavo di avere sì problemi con il cibo, ovviamente perché vomitavo, perché avevo delle abbuffate e perché ero ossessionata dall'idea di dimagrire, dalle diete, dalla perfezione, il perfezionismo in generale, eccetera, eccetera. Ma non avevo mai sentito parlare di questi sintomi come un disturbo del comportamento alimentare. Per me il disturbo del comportamento alimentare era solo l'estrema magrezza, quindi l'anoressia nervosa che ti porta a quell'estrema magrezza. In realtà poi ho scoperto, ormai dopo 10 anni che ne soffrivo, quindi veramente tardi, di avere una vera e propria malattia psicologica. Quindi come primo passo c'è assolutamente quello di realizzare di avere una vera e propria malattia psicologica del quale siamo vittime e che ovviamente non ci siamo andati a cercare, ma che semplicemente è capitata. Il secondo passo è quello di fare coming out con le persone care. Secondo me anche quest'altro punto è fondamentale, perché c'è bisogno di avere delle persone che possano supportarci in questo percorso, perché ovviamente una volta che abbiamo capito di avere una malattia psicologica non vogliamo restarne dentro. Quindi è importante che le persone accanto a noi non solo possano supportarci e quindi aiutarci nell'uscire dalla malattia, ma anche non ostacolarci, perché se non sanno niente di disturbi del comportamento alimentare e soprattutto se non sanno che voi avete questa malattia, potrebbe essere che a causa della diet culture che prevale nel pensiero e nel mindset della maggioranza delle persone, è molto probabile che ci possano ostacolare nel percorso invece che aiutare. Quindi fare coming out è molto importante, soprattutto se convivete con qualcuno, se convivete con i vostri genitori, con degli amici, con il fidanzato, con la fidanzata, è fondamentale che loro sappiano, dopo che a voi avete realizzato di avere questa malattia, che voi avete questa malattia, perché altrimenti non possono esservi di aiuto, e soprattutto con le persone con le quali si vive e con il quale possibilmente si va a mangiare anche più volte al giorno, è fondamentale che loro sappiano di questa vostra malattia. Il terzo passo è quello della psicoterapia, perché attraverso la psicoterapia ed in particolar modo la psicanalisi potrete capire i motivi, i traumi, i disagi che vi hanno portato ad ammalarvi o a scongelare le emozioni che in passato pensavate di non poter affrontare, perché di solito succede così. In pratica, dei traumi e dei disagi che abbiamo vissuto in passato, soprattutto quando siamo molto piccoli, pensiamo di non riuscire a viverli, quindi praticamente si congelano dentro di noi, bloccando determinate emozioni. Questo può comportare anche il fatto di non riuscire più ad esprimere le emozioni in modo normale, che è quello che
che spesso succede nei DCA. Quindi praticamente andiamo poi a sostituire le emozioni con il cibo, con l'assenza o con la somministrazione estrema di cibo. Quindi andiamo a non vivere più le emozioni come delle persone normali, ma attraverso l'assenza o l'introduzione di cibo. Questo è fondamentale da capire ed è fondamentale attraversare le emozioni che abbiamo bloccato in modo da capire che possiamo viverle, che siamo capaci di affrontarle e possiamo soffrirle, e quindi possiamo reimparare a vivere le emozioni in modo normale e non malato. Quindi la psicoterapia secondo me è fondamentale. È importante anche trovare un buono psicoterapeuta. Secondo me il miglior metodo è quello della psicanalisi. Se ci fosse bisogno anche di psicofarmaci, questo ve lo potrà dire soltanto il vostro terapeuta al quale vi rivolgerete, ma è fondamentale la psicoterapia. Non è un passaggio che secondo me si può lasciare indietro. Poi il passo successivo è quello di distinguere la propria voce da quella del DCA. Per me è stato un passo che è avvenuto molto molto in là con il tempo nel mio percorso di guarigione, perché inizialmente non capivo dove finisse il DCA e dove iniziassi io sentivo soltanto un sacco di contraddizioni all'interno della mia mente, senza andare veramente a distinguere che una parte di me non fosse una parte contraddittoria, ma fosse una voce malata, quindi che provenisse dal DCA. Ve ne ho parlato anche in altri video, ma ve lo ripeto anche in questo: secondo me il metodo più efficace per fare questo è quello di prendere un foglio, dividerlo, scrivere voce del DCA, voce mia, la mia voce. In questo modo possiamo, attraverso il respiro, che è molto presente nei miei video, questa tecnica di respirazione, per riuscire ad ascoltarci meglio. Quindi respiriamo, ci tranquillizziamo, respiriamo di diaframma, quindi senza alzare le spalle, ma soltanto dilatando il diaframma, e cerchiamo di ascoltare che cosa succede nella nostra mente e a distinguere appunto le due voci. Questo è fondamentale perché possiamo andare a contraddire la voce del DCA. Fin quando noi non la distinguiamo, non possiamo neanche andare a contraddirla. Inizialmente è difficile, ci è voluto tanto, vi ripeto, per me riuscire a farlo, quindi assolutamente non vi preoccupate se non riuscite alla prima, alla seconda o alla decima. Semplicemente perseverate fino a quando non riuscite a distinguere qual è la vostra e qual è quella del DCA. Questo è fondamentale perché poi il passo successivo è quello di dire di no alla voce, quindi di andare a contraddire la voce giorno per giorno. Inizialmente vi potete dare il compito di farlo una volta al giorno, quindi che ne so, la voce del DCA vi scrivete sul foglio, vi sta dicendo non mangiare perché potresti ingrassare. Bene, tu in quel momento quando senti quella voce gli dici no, io adesso mangio, ok? E lo fate prima una volta al giorno per un tot di tempo, poi quando vi sentite più forti ho iniziato a fare 2, 10, 20, 30, 40, fin quando la voce non avrà più modo di esistere nella vostra mente, perché tanto le direte sempre no, no, no e no, e quindi sarà normale che lei svanisca. Il passo ancora successivo è quello di intraprendere un percorso di sviluppo personale, quindi scoprire chi siamo al di là del DCA. Una volta che abbiamo distinto per bene la voce del DCA e la nostra voce, che iniziamo a dirle di no giorno per giorno, sempre più volte, iniziamo quindi bene a distinguere anche qual è la nostra personalità al di là di quello che ci dice il DCA. Quindi ci sono dei video nel quale vi spiego come ho scoperto io chi sono al di là del DCA e vi do un consiglio e dei consigli per arrivare voi a scoprirlo. Quindi per approfondire questo punto vi invito a guardare gli altri video nel quale ne ho già parlato. Il passo ancora successivo è che dopo che abbiamo scoperto chi siamo al di là del DCA, dobbiamo alimentare le passioni che scopriamo di avere. Questo è un passo fondamentale perché ci permette davvero di avere le basi per il quale possiamo non aver più paura di abbandonare il DCA. Perché ciò che succede, che a me personalmente è successo, è quello di avere paura di non essere più niente dopo il DCA. Fin quando io non ho capito chi fossi e quali fossero veramente le cose in cui credevo, i miei valori e le mie passioni più ardenti, io avevo paura di guarire completamente, perché dicevo ok, ma io chi sono al di là della dieta e al di là dell'obiettivo fisico ed estetico che ho? Chi sono al di là dell'attività fisica? Chi sono? Cosa sono se elimino queste cose? Qual è il mio ruolo nella vita? Quali sono le cose che mi piacciono davvero al di là di questo? Una volta capito il vostro senso della vita, allora potrete alimentare questo senso della vita. Se vi piace cantare,
dovete cantare, se vi piace ballare dovete alimentare la passione del ballo, dipingere, camminare nella natura, vi piacciono gli animali, vi piace studiare, vi piace leggere, vi piace qualsiasi cosa, dovete capirlo e alimentarlo in modo da sostituire la personalità del DCA che ormai si era inserita nella nostra mente ammalandoci, permettendoci di ammalare, con ciò che siamo noi veramente, con i nostri problemi normali, con le nostre passioni normali, con il nostro nuovo stile di vita che non ha più niente a che vedere con il DCA. Questo è importante per davvero avere il coraggio di dire addio al DCA. Io, prima di non sentire più la voce, andavo a ricercare la voce perché ero talmente abituata per così tanti anni a sentirla nella mia testa che quando andavo a scrivere voce del DCA, la mia voce, e io non trovavo il DCA, dicevo ma che sta succedendo? Cioè dov'è? Mi sentivo quasi persa inizialmente, nonostante io avessi fatto tutti questi passi. Quindi figuriamoci se una persona non sa chi è dietro il DCA, non riesce ad abbandonarlo. Quindi è fondamentale anche questo passo, proprio fondamentale, ma proprio fondamentale. Altrettanto fondamentale è quello di riprogrammare la nostra mente contro la diet culture, la cultura della dieta e tutto ciò che è collegato al vedere il corpo come un oggetto e non come un'esperienza. Il nostro corpo non è un oggetto da mostrare, ma è un'esperienza, è l'involucro che ci raccoglie in tutto ciò che siamo e ci permette di fare esperienza della vita, ci permette di parlare, di leggere, di cantare, di parlare, di alimentare le nostre passioni. Punto, fine. È un tempio che va rispettato e che al quale dobbiamo dare energia per poterci permettere di essere noi, punto. Non è qualcosa che deve essere mostrato in un determinato modo, che deve appartenere a determinati standard, e questo dobbiamo assolutamente capirlo e appunto riprogrammare al di là di quello che abbiamo saputo fino adesso. Ed è molto difficile perché purtroppo, come vi dicevo, la maggior parte delle persone è all'interno della cultura della dieta, ma quando voi avrete superato la vergogna e avrete fatto tutti questi passi che vi ho detto prima, sarà semplice per voi dire: guarda, io ho combattuto e sto combattendo con il mio disturbo del comportamento alimentare da anni, da tempo, quindi gradirei che tu non parlassi più di diete di fronte a me, di come ti vedi grassa e cose del genere. Per favore, di fronte a me parliamo di qualsiasi altra cosa, veramente di qualsiasi altra cosa, non di cose strettamente legate alla tua immagine o alle diete o all'alimentazione. Per favore, parliamo di qualsiasi altro argomento, gli argomenti sono immensi del quale parlare, per favore non parliamo di questo. In questo modo sarà più semplice distaccarvi da ciò che è il pensiero comune, perché purtroppo la maggior parte delle persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare senza saperlo, purtroppo è così, e quindi è molto probabile che possano influenzarvi in modo negativo. E se non soffrono di disturbi del comportamento alimentare, magari soffrono di disordini alimentari, quindi possono davvero influenzare negativamente il vostro pensiero e farvi tornare qualche passo indietro rispetto a tutto ciò che avete conquistato fino a quel momento. Quindi mi raccomando, questo è fondamentale e vi assicuro che poi vi diventerà facile anche parlarne con le persone. Io ormai ne parlo con serenità con qualsiasi persona senza minimamente avere un briciolo di vergogna riguardo al parlare dei problemi che ho avuto e che non mi sento più neanche di dire che sto avendo, perché adesso non ne ho più e fa stranissimo dire questa cosa, però adesso io non mi vergogno più e non me ne vergognavo neanche quando ne soffrivo ancora, perché altrimenti non ne avrei parlato così pubblicamente attraverso questo canale se io mi fossi vergognata. Quindi è possibile poi arrivare a questo punto, ve lo assicuro, e sarà semplice dirlo agli altri in modo da non farvi influenzare e continuare con la vostra riprogrammazione della mente contro tutti questi pensieri malati riguardo l'alimentazione ed il proprio corpo. Il passo ancora successivo è finalmente l'all in, il percorso che mi ha portato ad essere qua, a non sentire più la voce del DCA per già 2 settimane e ad avere pensieri normali, anche negativi. Come vi dicevo prima, non è che poi dopo il DCA non avete più pensieri negativi e non vi fate più problemi, diventa tutto meraviglioso con gli arcobaleni e le nuvolette rosa, ovviamente, però non legati al DCA.
legati alla mia persona che poi vado a scarnificare in altri modi, ma non legati al DCA, quindi non malati, ma pensieri negativi di persone normali che non hanno disturbi psicologici. Quindi l'all-in, se seguite questo canale sapete che cos'è, se non sapete che cosa sia ne ho parlato in altri video, e anche in questo caso vi invito a guardare altri video nel quale ne ho parlato nello specifico per capire che cosa sia l'all-in. Ma questo secondo me è il passo successivo, o almeno quello che mi ha portata fino a questo traguardo di non ascoltare più la voce. Quindi per me è fondamentale anche l'all-in, perché arrivi a non sentirti più finalmente in colpa rispetto a ciò che mangi e rispetto al cibo in generale, e anche la distorta immagine corporea. Almeno per me è stato così, io vi sto dicendo i miei passi. Successivamente, una volta che nell'all-in abbiamo regolarizzato di nuovo gli ormoni della sazietà e della fame, la leptina e la grelina, a quel punto, quando gli ormoni sono regolari, quando la fame estrema è passata, non forzatamente, perché dovete ascoltarvi, mi raccomando, non dovete dire ok adesso è finita la fame estrema perché a Jolila è durata un mese, allora anche a me durerà un mese, no, ascoltate voi. Quando finisce la fame estrema, a quel punto passate al mindful eating. Parlerò di mindful eating in modo molto approfondito attraverso altri video qua sul canale. Sto leggendo il libro, ma non ve lo posso dire in tutti i video, ve l'ho già detto. Quindi l'altro passo è assolutamente il mindful eating, che consiste nel riconnetterci con il nostro corpo e nell'ascolto del nostro corpo rispetto a ciò che vuole lui mangiare. Quindi praticamente arriviamo a non avere minimamente più il controllo né sul nostro corpo né sulla nostra fame, perché andiamo soltanto ad ascoltare ciò che ci chiede il nostro corpo. Quindi andrete ad eliminare tutto ciò che avete conosciuto finora riguardo a calorie, riguardo a grassi, fibre, carboidrati, proteine, qualsiasi cosa, via, ciao, ciao, e andrete a lasciare completamente il controllo e andrete a dare la responsabilità totale della vostra alimentazione al vostro corpo. Fine. Nessun altro dovrà decidere che cosa andrete a mangiare o che cosa non dovrete mangiare. Nessun altro deciderà quando fare attività fisica o quando non farla, se non il vostro corpo. Quindi attraverso esercizi per riuscire a ristabilire questa connessione, secondo me la parte finale per davvero non tornare mai più ad avere pensieri riguardanti il DCA o all'ascolto della voce del DCA è quella del mindful eating. A quel punto, secondo me, ciao, io non sento già più la voce, sto già sperimentando e sto già esercitandomi nel mindful eating, quindi vi posso dire ad oggi che sì, esiste un modo per non sentire mai più la voce, ragazzi, esiste un modo. Mi vengono i brividi mentre lo dico, ma esiste un modo. Tutte le cose che mi hanno detto riguardo al fatto che non avrei mai potuto davvero guarire completamente era una cazzata, non è vero, io non la sento più, io non sento più la voce. E mi avevano detto che avrei dovuto conviverci, avrei soltanto potuto controllare i sintomi del DCA, ma che comunque avrei sentito quella voce, che non se ne sarebbe mai andata, che i pensieri riguardanti il mio corpo, la mia immagine ed il cibo sarebbero rimasti per sempre. Non è così. E oggi mi fa troppo felice dirvi che è stato un percorso che ho fatto con voi, perché io fino a 6 mesi fa ho fatto un video nel quale vi dicevo che non ero guarita, e dopo 6 mesi nel quale ho condiviso tutto qua con voi, io vi dico che non sento più la voce, ed è fantastico, è la cosa più fantastica che io potessi dire, che potessi dirvi. E quindi siamo qua a condividere questo altro momento meraviglioso. Devo dire che per me è stato fondamentale avere il vostro supporto qua sul canale, sentirvi così affettuosi. Adesso non è che vi lascio, ovviamente. Quindi questo video è finito qua e io davvero vi ringrazio con tutto il cuore per tutto quello che avete fatto per me finora. La condivisione dei miei passi che mi hanno portata fino a qua è finita qua, è terminata qua per oggi. Andremo a parlare ancora di un sacco di altri argomenti riguardo al mio percorso ancora negli altri video. Vi devo ancora fare tutto il resoconto dell'all-in, restate sintonizzati, perché comunque l'all-in non finisce qua, nonostante io mi stia avvicinando al mindful eating e stia sperimentando il mindful eating. Voglio farvi il prima e il dopo anche fisico per documentare tutto, voglio dirvi esattamente in quale momento ho raggiunto una determinata guarigione rispetto
rispetto alla voce, rispetto al senso di colpa, rispetto a tutte queste cose qua. Ve l'ho detto anche in altri video, quindi assolutamente restate sintonizzati e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Iscrivetevi al canale per far parte di questa meravigliosa famiglia contro il DCA, contro il depensaggio, e per trattare qualsiasi altro argomento intellettuale che troverete qua sul canale. Io ancora più che mai oggi vi mando un abbraccio immenso che non finisce più. Vi auguro una magnifica guarigione, una magnifica giornata o buonanotte, e ci vediamo nel prossimo.